Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca. Ragazzi, oggi è un giorno importantissimo e direi di non perderci assolutamente in chiacchiere, perché finalmente è arrivato il mio nuovissimo iPhone XS Max da 64 giga in colorazione oro, che ragazzi è qualcosa di straordinario. Vi chiedo scusa in anticipo per la mia voce perché sono veramente rovinato. Ho creato un video Ash che ragazzi è qualcosa di straordinario. Non so se si pronuncia in questo modo, ma in pratica è quel video dove si sente tutto il rumore della plastica e della carta che andiamo a rimuovere da vicino ai dispositivi. E ragazzi, godetevelo, ci vediamo subito dopo la sigla, perché questo è un video veramente importantissimo per questo canale YouTube. Bella ragazzi, finalmente è arrivato anche a me l'iPhone XS Max da 64 giga in colorazione oro. E dico finalmente perché chi di voi mi segue su Instagram, e se non lo fate ancora vi lascio il link per il mio account di Instagram qui sotto in descrizione, sa benissimo che io ero andato lì il day one all'Apple Store per acquistare l'iPhone XS Max da 64 giga in colorazione oro, che oltretutto stranamente era disponibile, per portarlo a casa, fare immediatamente l'unboxing e il day one stesso portarvi un unboxing qui sul canale. Purtroppo voglio raccontarvi questo evento sgradevole che mi è successo all'Apple Store, che mi ha fatto slittare questo video di un bel po', praticamente un mese. E quindi ragazzi, ve lo racconto immediatamente in maniera veramente rapida. In pratica io sono andato all'Apple Store per acquistarlo, io con la mia bellissima carta di credito, che mi fa sia da carta di credito che da Bancomat, ma con la carta di credito non potevo assolutamente acquistarlo perché ho un massimale di 500 euro al giorno, mentre con il Bancomat ho un massimale di 1500, quindi potevo tranquillamente comprarlo. Insomma ragazzi, io sono andato lì con la mia carta di credito, ho pagato, vado lì al POS per inserire la carta e mi dà annullata, semplicemente perché il POS della Apple non dà la possibilità di scegliere tra carta di credito e Bancomat, e quindi è andato diretto sulla carta di credito annullandomi il pagamento. Cosa veramente sgradevole ragazzi, ma che ha slittato di poco. Spero di non aver perso tantissime visualizzazioni. Voi spammate questo video a palla per creare tante visualizzazioni su questo video e farmi crescere con il canale. Quindi ragazzi, io non faccio altro che salutarvi. Il mio flash del mio telefono sta lampeggiando, ma vi risponderò in un secondo momento. Io ragazzi vi saluto e vi dico che se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale qui sotto, seguitemi su Facebook,
Twitter, Instagram. Lasciate un bel commento qui sotto, lasciate un bel like, attivate la campanella e noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.